Che bella vita, eh? È finita la quarantena e andiamo in giro con mamma, con papà. Ma siete scesi o no in questi giorni? E noi stiamo ancora chiusi qua. Stiamo facendo la cinquantena. Comunque, è triste la vita chiusi dentro. Mamma mia. Pietro, scusa, posso parlare un attimo che vuoi aiuto? Vai qua, un'altra volta qua. Mamma mia. Ma chi sta prevede veramente, sa? Per piacere, per piacere. Fatta là. Hai parlato pure assai. E chi è Pietro? Una parola, almeno fammi dire buona domenica. Ebbene, lei, tia, Gesù. Quanti cose vuoi dire ancora? Vabbè, ma io che vi devo dire? Vi lascio con Pietro. Voi mi raccomando, non fate pazzarie. E chi è Pasquale, per piacere. Non fate pazzarie. State attenti. È vero che siamo un po' più liberi, però. Oh, Pasquale, e chi è? Vai, puoi andare. Vabbè, ciao ciao, Allora, cominciamo da capo. Eh sì, voi state in quarantena, avete quasi finito. Non poche pazienza. Noi invece, stiamo ancora chiusi dentro. Uffa, il tempo non passa mai. Dovete sapere che qua. Ora vi spiego la cosa. Ognuno si fa i fatti suoi. Meno male che la casa è grossa, va. Che tempi belli erano. Belli. Uè, Pedar, ta se sedere fa? Cosa stai facendo? Cosa pensi? Sì, Tommà, sto ricordando. Sto mettendo la testa nei ricordi. Ogni tanto fa bene. Tu che dici? Vieni, ricordiamoci qualcosa insieme. Oh, mamma mia, che Sì. ricordi, che bello. Bello. Pigliamo l'album, vediamo qualche foto. Allora, ma chi è che fa questi gesti? Dan! Eppure ti piace sfigurare mazzarelle San Giuseppe. Oh, bella questa! Dove eravamo qua? Lì ci sta scritto. No, dai, il primo compleanno di Gesù. Mamma mia, quante cose belle. Peccato che andremo in nessun film. Peccato che nessuno ha fatto un video. No, Pietro! Pietro! Io ho fatto la storia su Instagram, ho fatto la storia su Instagram. Tengo l'ultima cena, l'ultima cena. Tutta quanta, no.
Sì, dai, dai, vediamola, vediamola, vediamola. Allora, grandissimi, storia su Instagram, dai, dai. E chià, venimici su Fimminia, vai, rapo telefonino. Eccolo, eccolo, eccolo. E allora, ragazzi, dopo cena, io ve lo dico, inizio un tempo difficile. Dovrò morire e non ci vedremo più. Ma Gesù, ma... e noi come facciamo? Non vi preoccupate. Non abbiate paura. Non sia turbato il vostro cuore. Pietro, Giovanni, ragazzi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Vabbè, Gesù, però... però poi ci vai solo tu. Io vi vado a preparare un posto, Pietro. E quando sarò andato a preparare un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Perché dove sono io, siate anche voi. Ma Gesù, non sappiamo dove vai. Oh, tu fai sempre mille domande inutili. Come possiamo conoscere la via? E non ti preoccupare, Tommaso. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perché Tommaso, io e il Padre siamo una cosa sola. Mamma mia, quanti bei ricordi! Quante emozioni! Grazie, Giova! Meno male che hai fatto la storia su Instagram. Ma vi ricordate quella sera? A quel discorso? Mamma mia, che brutta figura che fece Filippo! Quella non ci credeva! Filippo non credeva che Gesù e il Padre erano una cosa sola. E ci ho detto pure un faccio. Gesù disse, facci vedere il Padre e ci basta. Mamma mia. Gesù lo re dar qui, glielo disse pure. Ricette. Filippo, stai da tanto tempo con me e non ci credi che io e il Padre siamo una cosa sola. E che resti incredulità. Mamma mia, io mi fosse fatto piccolino piccolino. Sì, caro Pietro, perché tu invece ci hai capito qualcosa, vero? Peccato che l'hai rinnegato, è rinnegato 3 volte, no? Parla di me tu. E tu che hai fatto lo splendido davanti a tutti quanti. Come dicesti, voglio toccare, voglio vedere. Ne Tommà, manco tu ti sei fidato. E tu che dici di credere? Ma ti fidi? Tu hai capito? Hai capito? Tommaso e Pietro, ma quanti minuti tengo per rispondere? Sì, perché diciamocela tutta, è un domandone che non finisce mai. Gesù nel Vangelo ha detto a Tommaso, vado a prepararvi un posto, io sono la via, la verità e la vita, fidatevi di me. Forse ci serve questo per cancellare la paura dal nostro cuore. Io non ho voglia da questa risposta, perché mi piacerebbe che rispondeste voi. Ci fidiamo veramente di Gesù? E se ci fidiamo, perché teniamo paura? Quando mi perdo e ho la mano nella mano di papà o di mamma, non tengo paura.
quando sto in un posto nuovo e con me ci sono le persone che mi vogliono bene, a cui io voglio bene, non tengo paura. Quando conosco la strada e so dove sto andando, che ne so, da casa mia a casa della nonna, per esempio, non tengo paura. E se Gesù è la via, la verità è la vita. E se io, come abbiamo detto in questi giorni, ce l'ho sempre con me, perché tengo paura? Forse è vero, non mi fido davvero. Forse è vero. Non ci credo o non ho capito fino in fondo. Beh, in questi giorni interrogatevi. Domenica vi faremo altre domande. Ciao ciao.